Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Martina, questo è il mio canale e questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Come sempre, giù nell'info box trovate i link di tutti i prodotti che vi mostro in modo da poter vedere inci, prezzi e dove trovare i prodotti. Allora, parto random. Questo mese ho finito tanti prodotti e anche tanti campioncini. È vero che ho acquistato più del solito, però ho finito anche più del solito, quindi sono contenta. Allora, parto con un prodotto per capelli ed è Vulcano, ed è uno scrub per il cuoio capelluto di Quanticlicium. Ve ne ho parlato in tantissimi video di questo prodotto. È uno scrub che io ho adorato e che mi ha durato tantissimo, nonostante sia una confezione da 200 ml. La profumazione è veramente molto molto gradevole, fresca. È un prodotto sul grigino con all'interno dei microgranuli. Praticamente sono microgranuli di polvere di carbone di bambù, polvere di lava vulcanica e poi ci sono anche delle microsfere di oli e cere vegetali. Questo perché questo prodotto è pensato sia da utilizzare appunto come scrub per il cuoio capelluto una volta ogni tot giorni, ma anche per essere utilizzato come prodotto quotidiano, magari da sostituire al balsamo e allo shampoo. Il prodotto, nonostante sia di questo colore grigio, non macchia assolutamente né la doccia né il lavandino. Preferivo utilizzarlo quando appunto mi lavavo i capelli nel lavandino, perché stando a testa all'ingiù riuscivo a massaggiare meglio la cute. Queste microgranuli di cere e di oli si vanno a sciogliere e quindi rendono i capelli idratati e morbidi dalla cute alle punte. Infatti, quando utilizzavo questo prodotto non avevo assolutissimamente bisogno di un balsamo o di una maschera, perché i capelli venivano fuori che erano una meraviglia. È un prodotto comunque pensato per chi ha i capelli sottili e fini, cioè è adatto a tutti i tipi di capello, però è appunto pensato per non andare ad appesantire i capelli, e quindi se avete dei capelli come me, quindi senza volumi, senza volume, sottili eccetera, questo assolutamente non va ad appesantirli, anzi li rende belli leggeri, morbidi, luminosi. Un prodotto che è fantastico, che mi è piaciuto tantissimo. Ho terminato poi un bel po' di prodotti corpo. Parto con questo scrub della Lidl in edizione appunto limitata estiva, che però in realtà praticamente tutta l'estate torna fuori. Infatti questo era un prodotto che già avevo utilizzato ed è lo scrub corpo ai sali del Mar Morto, profumo pesca e ibisco, una profumazione veramente paradisiaca, di frutta tropicale, buonissima. Per niente, almeno per quanto mi riguarda, non è assolutamente una profumazione chimica. L'inci di questo prodotto non è buono, perché al primo posto alla paraffina, ma è stato un prodotto che io, quando l'ho preso la prima volta, era in super sconto perché era l'ultimo pezzo. Mi era piaciuto talmente tanto che quest'anno ho voluto riprenderlo nonostante l'inci. Io però c'è da dire che lo vado a utilizzare prima del bagnoschiuma, quindi in questo modo vado poi a risciacquare i residui di paraffina. Scrubba molto molto bene la pelle, la lascia bella morbida, idratata, quindi un buonissimo prodotto. Sempre della stessa linea Tropical Summer, quindi anche questi prodotti che ogni anno vengono fuori, ho terminato l'olio per la rasatura. Questo qua io penso di averne utilizzate tipo 3 confezioni, un profumo un po' stucchevolino, cioè non è stato proprio il mio preferito, proprio dolce dolce, di frutti, boh, non lo so, non mi ha fatto impazzire, però era un olio molto efficace, io lo andavo ad applicare sulla pelle umida, lasciavo in posa per un paio di minuti, dopodiché andavo di rasoio. Non mi tagliavo, la pelle risultava essere bella morbida, mi la devo benissimo con questo prodotto. Mi è piaciuto, anche se sono 75 ml, vi dura tantissimo tempo, buono. E sempre della stessa linea ho terminato la Foot Mousse, quindi la mousse per i piedi. Più che mousse era una
una via di mezzo tra una mousse e una crema, sembrava quasi un sorbetto. Una profumazione anche qua deliziosa di frutta, molto molto buona, era una cremina leggera che ho utilizzato sia in inverno che in primavera che inizio estate. Mi è piaciuta molto, lasciava i piedi belli morbidi, belli idratati, non unti. Era anche un po' fresca, quindi ottima per l'estate. Vi dico però che se avete i piedi molto molto scripolati e secchi, questa fa ben poco. Però per quanto riguarda i miei piedi è stata ottima. Sempre per quanto riguarda i piedi, ho finito lo scrub piedi rigenerante di Delidea. Era in un kit questo, sono 50 ml di scrub. Mi è piaciuto molto, la profumazione niente di che. Era uno scrub tipo sabbioso, faceva un effetto sabbia. Io lo andavo a utilizzare, l'ho utilizzato praticamente ogni sera quando tornavo a casa, che magari ecco con i sandali o l'infradito, prima di andare a letto mi andavo a lavare i piedi, io utilizzavo questo scrub. I piedi sono veramente, utilizzando questo scrub appunto ogni giorno sui piedi, ho i piedi morbidissimi. Morbidissimi, niente pellicine, fallettini. Mi è piaciuto, buonissimo scrub, peccato la profumazione, però buono. Poi ho terminato un bagno schiuma di Yves Rocher, questo qua era all'arancia, buonissima profumazione, ce n'è ancora un pochinino perché era quello rimasto nelle pareti, lì per lì i prodotti sembrano finiti e poi quando stanno fermi per un po', comunque mi andrò a lavare le mani. Buonissimo prodotto, buonissima profumazione, però non fanno più questa linea di bagno schiuma, quindi inutile stare a parlarne più di tanto. Ho terminato poi questo olio da bagno di Kneipp. Kneipp si può trovare nei DM e anche tipo su Eccoverde. Era questa boccettina in vetro con all'interno quest'olio di oliva e citronella, mi sembra. Comunque una profumazione buonissima, fresca, energizzante, rinvigorente. Io non ho la vasca, quindi non potevo metterlo nel bagno, appunto, per fare il bagno. Lo andavo a mettere per fare i pediluvi. A parte questo profumo che si sprigionava in tutto il bagno ed era veramente tonificante, ma poi lasciava la pelle morbidissima, super liscia e idratata. Quindi un prodotto fantastico. Se mi è piaciuto per i pediluvi, non voglio immaginarmi che cosa possa essere utilizzato per il bagno, deve essere fantastico. Ve lo straconsiglio, costa mi sembra sulle 8,99 euro, buonissimo. Sempre per il corpo ho terminato questa crema corpo idratante elasticizzante di Winnie's Natural. Questo qua è una linea certificata ICEA che mi è piaciuta tantissimo, è testata al nickel, al cromo e al cobalto con acido ialuronico, estratti biologici, senza allergeni. È una linea che non si trova nella grande distribuzione come ad esempio bagno schiuma, sapone mani, quei prodotti che siamo abituati a vedere. Questa linea si può trovare solo in farmacia, parafarmacia e in alcune erboristerie. È una linea che costa un po' di più, ma è anche, secondo me, qualitativamente è superiore alla linea appunto della grande distribuzione. Ha dei buonissimi ingredienti. Mi sto trovando, perché ancora non l'ho finita bene, con la crema per il viso, con la crema per le mani, sono tutte e due delle referenze ottime, e anche questa crema per il corpo mi è piaciuta tantissimo. Andava a idratare bene il corpo, restava comunque leggera, non faceva scia bianca, non appiccicava, non ungeva, si applicava con rapidità e andava appunto ad idratare molto molto bene la pelle. La mia pelle è normale secca, quindi non so se appunto in una pelle molto molto arida, non so come potrebbe comportarsi, però su di me si è comportata benissimo. Vi mostro anche magari come è fatta la crema, perché questa è la scatolina, è un tubettino fatto così, veramente buonissima. Ho terminato poi questo pacchettino di salviette di Tiger, vedete nell'adesivo tutto sporco con cosette appiccicate, ma perché ce l'avevo nella borsa, erano le salviette da battaglia, quindi niente, è andata così. Sono 10 salviettine deodoranti, le salviettine queste qua di Tiger costano poco e mi piacciono sempre, quindi ve le consiglio. Sempre
sempre per quanto riguarda le salviette, ho terminato queste qua di Fresh and Clean, mille usi disinfettanti, presidio medico chirurgico. Queste qua le ho acquistate da tenere in borsa e le andavo ad utilizzare o appunto per dare una botta di pulizia alle mani, oppure se ad esempio andavo ad acquistare una bibita, che ne so, una lattina di qualcosa da bere, prendevo queste salviettine e andavo a pulire la lattina per non mettere direttamente la bocca lì. Quindi buonissime, ne ho un altro pacchetto che sto già utilizzando. Ho terminato poi questo mini saponcino di Refan, che mi era stato omaggiato penso al Sana. Carino esteticamente, veramente molto carino. L'ho tirato fuori da questa bustina e ho sentito un profumo di rosa da nonna, che ho detto, oh mio Dio, no, che cosa ci faccio con questo prodotto? In realtà, quando poi sono andata a lavare le mani con questo prodotto, devo dire che la profumazione non era così cattiva e anzi andava a cambiare, non ci sentivo più la rosa, ma era, non saprei neanche descriverlo, però buono. Quindi alla fine un buon saponcino, di quelli che vengono venduti a pezzi, non so questi prodotti Refan dove si possono acquistare, però carina la saponetta e anche abbastanza buona come potere lavante. Terminato poi questo balsamo labbra di un'edizione limitata della Yves Rocher, era al pere e cacao, si sentiva tantissimo la pera, il cacao no, però una profumazione buonissima. Devo dire che questi burro cacao in edizione limitata rispetto a quelli in edizione permanente sono più oleosi, sia nello stick a vedersi, ecco, sono più oleosi e meno asciutti, e sia sulle labbra danno un effetto un po' più lucido, appunto sono un po' più oleosi. Li trovo leggermente più idratanti di quelli in linea permanente, ma comunque tutta questa idratazione io in questi burro cacao della Yves Rocher non ce la vedo, non ce la sento, e quindi smaltisco quelli che ormai ho, ma non ne comprerò più perché li trovo abbastanza inutili. Questo diciamo era un pochino meglio, ma per la profumazione particolare, ecco, non per il potere idratante. Ho terminato poi questo qua che è il tonico alla camomilla di Wan Jisoo. Mi è piaciuto da matto, buonissimo prodotto, non ha una profumazione particolare, ma andava a lenire la pelle e a rinfrescarla, nonostante l'abbia utilizzato appunto con il cotoncino, perché non ha lo spray. Mi è durato tanto e mi è piaciuto anche molto, soprattutto appunto per questo effetto lenitivo, veramente buonissimo. E poi ho terminato questo qua che è il dentifricio, lo spazzolino di Forans. Ho già terminato il dentifricio di questa linea, praticamente è la linea Silver for White, mi sembra si chiami. Comunque nel mio blog ho fatto la recensione sia del dentifricio che dello spazzolino. È il dentifricio in abbinato a ioni di d'argento e questo spazzolino nelle setole a ioni di argento. Mi è piaciuto questo spazzolino, è di media durezza, lava molto molto bene i denti, mi sono trovata bene, non dà fastidio, non irrita le gengive, e quindi un buonissimo spazzolino. Infine un po' di campioncini, ho terminato, scusate se mi sento un attimo un po' d'ansia perché c'è Olivia che sta giocando con il cavalletto della fotocamera. Vabbè, allora, questo detergente ho terminato, mi ricompongo, ho terminato questi due campioncini di detergente di Biofficina Toscana. Avevo utilizzato a tempi la full size, un prodotto buonissimo che sa di finocchio, utilizzato per viso, corpo, mani, buonissimo prodotto, ve lo straconsiglio. Ho terminato poi questo gel doccia di Hands of Veggins. Allora, tutti parlano malissimo della profumazione, in questo caso la profumazione non era malissimo, però qua c'è scritto che è un gel doccia idratante, mi ha seccato la pelle, quindi no. Ho terminato poi questa BB cream di Vianek per il viso,
Non mi è piaciuta perché intanto non era adatta al mio tipo di pelle perché era leggermente pesante, poi perché si vedeva sulla pelle e non mi ha fatto impazzire, in più la colorazione non andava bene per me. Ho terminato poi tre campioncini di Yop, detergente Yop, ne ho 2000 di questi campioncini. Come al solito, buono, buona profumazione, buono tutto, non secca la pelle, però non fa schiuma neanche con la spugnetta in retina che io utilizzo. Poi ho utilizzato 1, 2, 3, 4, 5 campioncini di Organic Shop, la maschera per i capelli al fico. La boccio perché ho utilizzato tutti questi campioncini per una sola applicazione con i capelli di questa lunghezza e comunque non ha fatto niente, quindi no, intanto perché la full size mi durerebbe un giorno e poi perché appunto non fa niente. Ho terminato di Novel questa maschera nutritiva con cheratina e luppolo, buona, mi è piaciuta. Ho terminato due campioncini di Intimo Delicato di Officine Nature, mi è piaciuto molto, delicato, buona profumazione, buono. E sempre di Officine Nature ho terminato questo detergente intimo della linea, quella ultra delicata. Questo prodotto mi è piaciuto di più. Con ogni campioncino ho fatto due o tre applicazioni, buonissimo prodotto. Ho terminato poi due campioncini di bagno doccia di Lavande, questa linea Antalya. Allora, ha un profumo buonissimo, molto particolare, ma veramente mi è piaciuto tanto e ho trovato che sia un buon bagno schiuma, quindi buono. Ho terminato poi questi tre campioncini di shampoo, quello delicato della Yves Rocher. Praticamente questo non fa schiuma e dalla consistenza sembra proprio un balsamo per capelli, non uno shampoo. L'unica, mi è piaciuto, molto delicato, lava molto bene i capelli. L'unica cosa è che i capelli non erano appesantiti, però quel lievissimissimo volume che io di solito ho, che è questo, dopo aver lavato i capelli con questi campioncini non ce l'avevo proprio, quindi toglie proprio il volume. Ultimo campioncino, questa maschera vaniglia e cocco di Essere, buonissima profumazione e molto molto districante, non andava ad appesantire i capelli, mi è piaciuto molto. Bene, questi erano i prodotti finiti, fatemi sapere che cosa avete finito voi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!